Buongiorno, buongiorno a tutti. Questa è l'ultima iniziativa di Città della Scienza in questo annus horribilis, chiamiamolo così, in cui sono state stravolte tutte le nostre abitudini, la nostra socialità. Insomma, ci stiamo abituando a vivere relazionandoci in maniera completamente differente dal passato. Fatemi dire che anche in questa condizione di difficoltà, di novità, se volete, le nuove opportunità che comunque si sono aperte, come quella di celebrare da remoto iniziative come queste, hanno consentito a Città della Scienza comunque di esprimere un livello qualitativo veramente elevato. Io di questo ci tengo a dare riconoscimento a tutti coloro i quali in Città della Scienza lavorano quotidianamente a progetti come quello che oggi presentiamo, a mostre come quella che oggi presentiamo, naturalmente insieme alla Regione Campania che ci fa sempre sentire il sostegno e ci dà sempre un contributo determinante per la nostra azione quotidiana. Il saluto che io rivolgo oggi è a tutti quelli che ci seguono da remoto e a tutti i relatori che sono con me oggi. L'iniziativa è molto singolare, quella di oggi. E ancora una volta è miscelare saperi e conoscenze diverse, mettere insieme arte, scienza, storia, il mito e rileggere i Campi Flegrei e la loro storia, partendo dal punto di vista, diciamo così, di questi estremofili, questi microrganismi che vivono e proliferano in ambienti estremamente ostili per l'uomo, ma che viceversa sono, diciamo, alla base di una catena che poi con grande resilienza afferma sempre la forza della vita. E mettere insieme e ricostruire questi ambienti guardandoli da questo punto di vista attraverso moduli interattivi dove il visitatore si immerge è un'altra delle originalità che insieme con il contributo della Regione Campania, del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, del CNR, dell'Università Vanvitelli, della Federico II e di molte altre associazioni, che mi scuso se non cito tutte, abbiamo messo su proprio questa che è in qualche modo l'evidenza più macroscopica del nostro modo di operare, cioè partire dai territori, partire da scienza e arricchire tutto questo miscelando il tutto con attori diversi che riescono a trovare un punto di sintesi che rende queste iniziative veramente stimolanti e originali. Ecco, io sono molto lieto quindi anche oggi di offrire questo contributo che oggi è online e quindi è da remoto a quanti lo vorranno seguire, perché dimostrano ancora le potenzialità di questo strumento che è Città della Scienza, che è un divulgatore di conoscenze e di saperi di cui oggettivamente c'è sempre più bisogno in una società che deve essere quella della conoscenza. Grazie a tutti e buon lavoro. Posso intervenire per un saluto? Prego, Assessore. Sì, un saluto a Città della Scienza e a tutto il partenariato significativo che ha evocato il Presidente, che ringrazio di avermi invitato. L'iniziativa è molto meritevole e si sposa anche con l'approccio culturale organizzativo che sta proponendo l'assessorato al turismo e alla semplificazione amministrativa della Regione Campania in una direzione che è quella del viaggio della vita. Quindi le parole del Presidente Villari si sposano perfettamente con il nostro obiettivo e con la nostra missione organizzativa e culturale. Credo che nel 2021 questo tema e questa modalità di approccio logico e ovviamente di contenuti legati alla mostra possano essere veramente un paradigma anche di riflessione nel nostro lavoro e nella nostra pianificazione 2021, quindi per l'annualità alla quale ci accingiamo. Io in particolar modo sottolineo quella miscela di cui parlava il Presidente, perché quella miscela è l'occasione vera per pensare non solo alla realtà scientifica, ma anche alla realtà comunicativa come una realtà sulla quale costruire una parte della nostra nuova idea di futuro. E dobbiamo avere un'idea di futuro che non è quella consueta, non è quella che in qualche modo possiamo ritenere
consolidata nel tempo. Dobbiamo confrontarci con questa nuova idea di futuro e credo che quello che fa Città della Scienza, in parte a modo che fa con questo tipo di progetto, ci aiuti particolarmente. Quindi ringrazio il Presidente, ringrazio Città della Scienza, ringrazio il partenariato, complimenti per l'iniziativa, la Regione Campania, come ha detto il Presidente Villari, vi affianca e confidiamo soprattutto che la Regione Campania tragga da queste esperienze poi tutto quanto il succo, la necessità di riflessione ulteriore per elaborare quell'idea di futuro nuova a cui facevo poc'anzi riferimento. Vi ringrazio molto, buon lavoro, io purtroppo sono in auto quindi ho potuto collegarmi in maniera molto provvisoria e così claudicante, ma mi scuserete per questo, volevo farvi sentire vicino l'assessorato alla semplificazione amministrativa e al turismo della Regione Campania, soprattutto la Regione Campania accanto a voi. Ci sarà la direzione generale, la direttrice generale, la dottoressa Romano, che poi interverrà dopo di me e vi darà qualche elemento in più per le vostre ulteriori riflessioni. Grazie mille. Buongiorno, come ci muoviamo in ordine che ci date voi? Io comunque, diciamo, mi ha chiamato in causa l'assessore. Penso che deve... Sì, Rosanna, penso che procedi tu. Benissimo, allora grazie al Presidente Villari e a tutti gli amici collegati, dal direttore del parco e soprattutto diciamo grazie per aver organizzato questa iniziativa in un momento in cui abbiamo veramente bisogno di trasmettere il nostro messaggio culturale, cioè la nostra presenza come Regione Campania in quello che è il panorama culturale e soprattutto digitale che questa pandemia in qualche maniera ci ha fatto riscoprire e ci ha anche accelerato probabilmente i processi che erano già in una fase avanzata di organizzazione e di pianificazione. Io devo sicuramente ringraziare la Città della Scienza perché in un momento così delicato, così come tante altre realtà, ha saputo recuperare quelle energie progettuali e programmatiche che si sono messe al servizio della collettività e del cittadino, perché fondamentalmente la promozione culturale è un servizio che noi così la intendiamo mettiamo a disposizione dei cittadini e dei turisti. Il progetto inserito nella programmazione strategica culturale ha un respiro ampio che ovviamente varca i confini regionali, varca i confini nazionali per raggiungere i confini internazionali. E questo, in questo momento è particolarmente significativo far sentire e vedere soprattutto storia, percorsi e linguaggi della Regione Campania a livello globale, perché ovviamente non sfuggirà a nessuno che dei presenti che la necessità è quella di riposizionare sempre di più l'offerta culturale della Regione Campania con gli strumenti e le tecnologie innovative che come Città della Scienza sta realizzando non da adesso, perché nasce con una mission ben definita e prioritaria, non sfuggirà che diventa per noi fondamentale come biglietto di presentazione, come presidio territoriale su quella che diventa la nostra offerta culturale e turistica,
che non dovrà avere, diciamo, soluzioni di continuità, nel senso che abbiamo bisogno di mantenere alta l'attenzione e la nostra presenza sul mercato dell'offerta culturale, perché è adesso il filo di collegamento che ci consente di prepararci per una ripartenza e accogliere nuovi turisti grazie a questo nostro modello organizzativo che già nei giorni difficili della pandemia la regione aveva declinato. Tant'è vero che a maggio scorso ha prorogato tutte le iniziative che durante il periodo pandemico non si sono potute realizzare in presenza, favorendo, incoraggiando la programmazione e la progettazione digitale. Voi sapete che noi come Regione Campania abbiamo realizzato in questi anni e messo, diciamo, a disposizione proprio durante i giorni più difficili della prima fase, il nostro portale Ecosistema Digitale per la Cultura, che è un portale che oramai si sta arricchendo di tante esperienze, di tante progettualità e che già oggi consente la possibilità di navigare nel nostro patrimonio culturale, sia per quanto riguarda le collezioni più importanti delle nostre reti museali, sia per quanto riguarda l'Atlante del cinema, sia per quanto riguarda l'Atlante del teatro. Anche questa esperienza potrà essere ospitata nell'ecosistema digitale della cultura e ci attiveremo immediatamente perché questo possa avvenire nei prossimi giorni, a testimonianza che la Regione Campania non ha lasciato solo il mondo della cultura a maggior ragione in questo periodo, trasformando e conservando e tutelando anche le iniziative che in qualche maniera rischiavano di essere, come dire, anche cancellate dalla crisi della pandemia. Abbiamo ritrovato un nuovo modello e una nuova forma di relazione, perché la cultura fondamentalmente è relazione anche attraverso l'innovazione digitale. Quindi grazie per il vostro lavoro e per la collaborazione che state realizzando d'intesa con la Regione Campania. Allora, grazie a Rosanna. Io prima di dare la parola al professor Pagano, il direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei, volevo sottolineare come all'interno della Città della Scienza noi lavoriamo in stretta sinergia, noi consiglio d'amministrazione con il Comitato Tecnico Scientifico, che è una realtà che ci supporta fortemente, lo ha fatto in questa iniziativa, ancora di più in futuro remoto, che è il nucleo storico, diciamo, intorno al quale Città della Scienza poi si è sviluppata in questi 30 anni. Volevo dare questo riconoscimento perché avevo dimenticato di citarlo. Poi abbiamo qui uno degli esponenti del nostro comitato, che è il professor Loreto. Quindi prego, professor Pagano. Buongiorno, buongiorno a tutti voi, un caro saluto, un ringraziamento al Presidente per averci invitato, ma soprattutto per averci coinvolto, un saluto anche alla dottoressa Romano, anche noi beneficiamo di questa vicinanza da parte della Regione, non ci siamo sentiti soli durante questo periodo così particolare. È un piacere per me non soltanto darvi i miei saluti, ma sono i saluti del parco, ma soprattutto aver partecipato, aver dato il nostro contributo a questo progetto, perché sposa pienamente quello che è il nostro approccio strategico, quello di aumentare la nostra capacità di avere più punti di vista e più prospettive di vista rispetto al patrimonio che siamo stati chiamati a gestire, a raccontare e conservare. È quello di innescare tutte le potenzialità, e scopro ogni giorno che sono girano di più, che sono enormi, di relazionalità propositiva, come nel caso con Città della Scienza. Quindi per noi andare a dialogare con Città della Scienza, andare a costruire un progetto di questo tipo, vuol dire appunto metterci nelle condizioni di aprire il nostro ventaglio di possibilità e guardare al nostro territorio
dialogando con altri attori, ma soprattutto declinando nuove forme anche di sperimentazione narrativa, sentendoci estremofili da questo punto di vista. Io insomma, mi sento estremofilo e ci siamo sentiti estremofili anche usando questi sistemi. La pandemia, il Covid ci ha portato in una dimensione di vita estrema con la quale non eravamo abituati, ma così come gli organismi riescono poi a resistere e adattarsi a quelle condizioni estreme, anche noi ci stiamo adattando. Quindi usiamo questi strumenti anche per questa capacità, questi strumenti adattativi per questa capacità. Quindi è un piacere aver dato il nostro contributo, ringrazio anche il personale del parco che poi fattivamente ha dialogato con coloro che per Città della Scienza hanno sviluppato questo progetto, e spero, anzi sono convinto che sarà la prima di una lunga collaborazione che ci possa portare a declinare queste forme di narrazione e, se vogliamo, anche di interpretazione e reinterpretazione, perché sposo pienamente anche il messaggio della direttore generale, quello di essere in grado di declinare nuove forme di narrazione per porci sempre in uno scenario competitivo che sostanzialmente si è già aperto e speriamo tutti noi potrà essere attivo nei confronti di un'offerta culturale il prima possibile, attraverso forme innovative di miscela di contributi e anche di tecniche per poter parlare ai nostri pubblici. Quindi grazie a tutti voi e mi metto in ascolto per visitare insieme a voi questa iniziativa. Io vorrei sottolineare soltanto un attimo come rispetto a domande che cambiano, c'è una regione, come diceva Rosanna Romano, molto flessibile nelle risposte, molto innovativa, capace di mettersi al passo con i tempi. Questo è una prerogativa di enti che guardano alla modernità e alla contemporaneità con flessibilità, e questa è una dote importante che la regione Campania ha, viene interpretata così dai suoi dirigenti, e ne beneficiano sia in questo periodo specialmente tutte le realtà che la regione sostiene, oltre Città della Scienza, ma nel senso che la regione è riuscita a garantire senza soluzioni di continuità, e quindi questo è molto importante, dando certezze, e in un momento del genere queste sono risposte di cui il territorio avverte fortemente l'esigenza. Prego, professor Loreto. Grazie, Presidente. Grazie anche e soprattutto per aver cominciato a introdurre appunto quello che ha fatto il Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione Città della Scienza. In questo caso per me è stato veramente molto facile, è stato semplice lavorare con persone assolutamente competenti e brave e molto entusiaste anche per tutto quello che hanno fatto. Io devo entrare un po' nei dettagli più scientifici, diciamo, della cosa. Ripeto, è stato facile perché a Napoli c'è da sempre una tradizione nello studio degli organismi estremofili. Quindi le competenze c'erano tutte, non ho dovuto andarle a cercare col lumicino, erano tutte pronte, tutte disponibili, e tutte entusiasticamente hanno accettato di collaborare a questa mostra. Ringrazio ovviamente i colleghi del CNR, del Consiglio Nazionale delle Ricerche e dell'Università Federico II di Napoli per la parte biologica della mostra. Ringrazio ovviamente i colleghi della Vanvitelli invece per la parte che riguarda più gli aspetti sociali, ambientali e culturali, hanno fatto una bellissima squadra assieme, molto multidisciplinare. Pensate che a Napoli addirittura stanno pensando seriamente di aprire, probabilmente apriranno, un corso di laurea magistrale sulla biologia degli ambienti estremi. Questo semplicemente per dirvi quant'è importante questa mostra per la comunità napoletana. E comunque è una mostra che, da quello che ho sentito, ho visto, ho avuto anche la maniera di apprezzare la mostra mentre che la gente stava lavorando. È veramente stato divertente e anche molto, molto affascinante
vedere un paio di cose che sicuramente verranno alla luce dalla mostra e che caratterizzeranno appunto la novità della mostra, cioè per esempio vedere che gli estremofili in realtà sono tra di noi. Noi non pensiamo di vivere in un ambiente molto estremo, ma in realtà ci sono tanti ambienti estremi anche in Italia, anche nelle nostre regioni. E il caso dei Campi Flegrei sicuramente sarà illustrato con molta dovizia e con molta competenza. L'altra cosa è che gli estremofili, per esempio, sono estremamente fragili. Noi pensiamo che un organismo estremofilo è un organismo che resiste alle cose peggiori che possiamo immaginare, negli ambienti più ostili. In realtà, se a quell'organismo che si è specializzato in quell'ambiente manca l'ambiente, l'organismo non c'è più. La terza cosa è che questi organismi sono importantissimi anche per motivi economici e per motivi ambientali. E quindi poterli utilizzare in maniera sostenibile probabilmente nel futuro sarà una cosa molto importante. Beh, questo semplicemente per darvi qualche dettaglio così scientifico sulla mostra. Ripeto, è una mostra molto bella, vanno ringraziati tutti i colleghi che hanno collaborato, in particolare il team di Città della Scienza, che veramente ha fatto delle ottime cose, ma non vorrei anticipare troppo perché appunto io devo dare adesso la parola a Alessandra Adrioli, cioè la persona che ha coordinato per Città della Scienza l'intera manifestazione, l'intera mostra, e Alessandra ovviamente farà parlare, modererà gli interventi dei colleghi che dal punto di vista scientifico appunto hanno lavorato tanto. Io vi ringrazio tanto e come voi mi metto in modalità ascolto. Alessandra, a te. Benvenuti a tutti ad ExpoTour, dai Gresci ai fasti del Grand Tour alla ricerca della vita su Marte. Siamo nel padiglione Soluit di Città della Scienza, un padiglione dedicato a un grande artista e che fin dall'inizio vi racconta anche qual è il cuore di questo progetto, un incontro tra arte e scienza, un binomio in cui Città della Scienza ha sempre creduto fin dall'inizio, e quindi siamo veramente molto felici di come siamo riusciti a mettere insieme, anche per Extreme Tour, che già nel titolo riprende il Grand Tour di settecentesca memoria, come siamo riusciti appunto a mettere insieme ricercatori, archeologi, storici dell'arte, che ringraziamo veramente tantissimo nella costruzione di questo percorso che ci fa scoprire con un occhio diverso i Campi Flegrei. Avremo con noi alcuni ora dei ricercatori tra i tanti che hanno consentito di costruire questo percorso, avremo appunto alcuni ricercatori e archeologi che ci racconteranno questo percorso che spero presto potrete anche vedere venendoci a trovare qui a Città della Scienza, non appena sarà possibile riaprire i nostri spazi, ma che potremo vedere sicuramente ora, come avverrà oggi, anche in tanti tour virtuali. E sicuramente questo è il cuore del progetto, che però ha avuto già inizio a futuro remoto, quindi dal 20 novembre siamo con Extreme Tour nel pieno delle attività per questo progetto, che non è soltanto un'installazione, ma è stata anche una serie proprio di incontri, di tour, in questo caso virtuali sul territorio, costruiti, realizzati grazie alle tante scuole, anche all'Associazione del Territorio, al Parco Archeologico dei Campi Flegrei, che ci hanno accompagnato in questo percorso e di cui stiamo vedendo alcune immagini, appunto alcune delle immagini realizzate da tutti loro e che, ripeto, sono state promosse attraverso eventi, incontri durante la manifestazione di futuro remoto. E naturalmente il progetto non si sarebbe potuto realizzare senza il contributo fondamentale della Regione Campania, che ringraziamo nuovamente. E ringraziamo soprattutto la comunità
della ricerca con Marco Moracci in questo momento e Olga Mangone che rappresentano l'Università degli Studi Federico II, ma anche gli istituti ISAF del CNR e di BBR, sempre del CNR, che con tanti anche loro giovani ricercatori, oggi avremo qui appunto alcuni dei loro rappresentanti, hanno permesso di ricostruire con una fedeltà anche scientifica la grande bellezza degli estremofili, i protagonisti appunto di questo racconto tra arte e scienza che ci fanno guardare con un occhio diverso a questo territorio e da questo territorio ci fanno partire anche per viaggi lontani in altri territori estremi che scopriremo insieme. Allora ringrazio anche gli altri ospiti che sono oggi qui con noi, Carla Langella dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e Anna Valenti dell'IBBR CNR e Maria Cristina Staiano dell'ISA CNR. Io non voglio rubare altro tempo, passo la parola a Pierfrancesco Talamo del Parco Archeologico dei Campi Flegrei che si collega con noi da quel sito meraviglioso che è il Castello di Baia, di cui ora potremo tutti godere le immagini. Grazie. Grazie della parola. Siamo qui al Castello di Baia, nel Museo Archeologico dei Campi Flegrei, il sito che secondo me permette di capire meglio cosa sono i Campi Flegrei. Lo permette perché il Museo Archeologico dei Campi Flegrei raccoglie tutta l'archeologia dei Campi Flegrei, ma questo è anche il posto dal quale si possono percepire meglio i Campi Flegrei, che sono una realtà complessissima, articolatissima, una realtà sia naturalistica che umana, che di popolamento, che antica, veramente complessa. Da qui si percepisce bene come i Campi Flegrei siano nati da un insieme di vulcani. Da qui si vede uno degli orli della caldera flegrea, si vedono molti dei vulcani, si vede la Solfatara e si capisce che siamo in un luogo estremo. Tutta questa manifestazione è dedicata agli estremofili, ma i Campi Flegrei sono in realtà in sé proprio il luogo degli estremi ed è per questo che si è voluto legare agli estremofili uno dei luoghi più estremi d'Italia, cioè i Campi Flegrei. Estremi appunto perché qui il popolamento umano è sempre avvenuto su questo palinsesto di naturale continuamente in movimento. Non solo le eruzioni, ma anche il bradisismo, non solo i disastri e le catastrofi del vulcanesimo, ma anche i prodotti positivi del vulcanesimo, come la pozzolana, la pulvis puteolana, come le fonti geotermiche. E tutto questo ha fatto sì che, oltre a essere un luogo estremo dal punto di vista naturalistico, fosse un luogo estremo nel senso centrale, in cui si sviluppavano alcuni dei temi centrali di tutta l'antichità classica. I Campi Flegrei sono il luogo, Vivara in particolare, dove arrivano i primi micenei verso Occidente, ma sono soprattutto il luogo dove viene fondata la più antica colonia greca d'Occidente, Cuma. Quindi sono sempre dei fenomeni estremi e quindi assolutamente centrali per capire l'antichità classica e per capire anche come l'antichità classica è arrivata a noi. Sono il luogo dove doveva stare qualsiasi romano importante, doveva possedere una villa. Baia è il luogo residenziale per eccellenza, ma è anche il luogo dove per la prima volta si sviluppa il fenomeno delle terme romane, cioè dove viene in qualche modo codificato, usando le fonti geotermiche al posto delle energie fossili, il sistema termale romano che tutti conosciamo.
E inoltre il Portus Iulius, che è proprio qui, il luogo dove viene fatta la base militare della flotta romana del Mediterraneo, quindi il centro del potere navale dell'impero, che poi viene spostato sempre a pochissima distanza a Miseno. E ancora uno dei tanti altri temi centrali dei campi flegrei sono la presenza di Puteoli. Puteoli è il porto di Roma, una cosa che noi abbiamo difficoltà a capire, ma di fatto era il porto dove passavano tutte le merci che dall'impero confluivano a Roma, e questo significa che insieme alle merci arrivavano le popolazioni, arrivavano le religioni. Noi abbiamo in età ancora repubblicana i nabatei che hanno, cioè i nabatei, cioè quelli che vengono da Petra, gli arabi di Petra, che hanno una loro colonia e un loro santuario qui a Puteoli. Abbiamo testimonianze di movimenti dall'Egitto e movimenti verso l'Egitto dei puteolani. Cioè è veramente uno dei crocevia, è la periferia operosa di Roma, o la periferia dell'ozium di Roma, perché appunto Baia è il luogo dell'ozio, per dell'ozium proprio nel senso romano, per antonomasia. Tutto questo fa sì che i campi flegrei si siano sempre sviluppati, e si vede, credo, da questa terrazza, in un modo complesso e complicato. La resilienza, che è una parola che adesso va molto di moda, qui si capisce che cos'è. Si è continuato a vivere nonostante il bradisismo, nonostante l'inabissamento di enormi tratti edificati, si è ripopolato dopo che nel 1538 l'ultimo vulcano, uno dei vulcani più moderni che noi ci abbiamo, il Monte Nuovo, è eruttato proprio qua, disturbando persino questo castello. Quindi si capisce come questo sia un luogo centrale per la storia dell'umanità. I primi cristiani, San Paolo, il porto di Pozzuoli, così importante, era anche il luogo dove arrivavano i primi cristiani, che poi hanno reso centrale l'Italia per la Chiesa Cattolica. Quindi ci sono dei flussi fondamentali, non solo per questo territorio, ma per capire l'antichità classica, per capire anche la tradizione dell'antico nella modernità, il rinascimento, che passano da qui. Questo, i campi flegrei sono uno dei luoghi cardine del Grand Tour. Senza dover arrivare a Goethe o a Mozart, che passano da qui, ma abbiamo talmente tante tracce dei viaggiatori che venivano a capire che cos'era l'antico una volta che lo avevano visto a Roma. L'altro posto dove lo potevano vedere era qua, perché qui c'erano questi grandiosi edifici romani che rimasti sempre in luce, che facevano capire che cos'era stata la romanità. Ecco, tutto questo sono i campi flegrei, tutto questo e molto altro, e per questo fa piacere comunque che questo posto venga visitato, e invito tutti a venirci a trovare non appena sarà possibile di nuovo. Grazie, passo di nuovo a voi. Grazie mille a Pier Francesco Talamo, e ora lasciamo questa bellissima terrazza del Castello di Baia e passo la parola a Carlo Giusti, direttore del Dipartimento Exit di Città della Scienza. Grazie Alessandra, è stata veramente una bella sfida poter avere l'occasione di lavorare in una mostra che aveva l'obiettivo di esplicitare e raccontare l'invisibile, perché parliamo di organismi, gli estremofili, estremamente piccoli. Raccontare l'invisibile, ma anche mostrare, oltre l'importanza di questi organismi, la loro bellezza, la loro fascinazione. Abbiamo voluto, con un sistema integrato e anche sperimentale di strumenti differenti, raccontare gli estremofili e il loro ambiente, sia con proiezioni, sia anche attraverso il nostro Fab Lab, con la stampa di questi organismi, che sono in qualche modo, come in questo caso, sono stati stampati con una resina particolare, e poi attraverso delle lenti di ingrandimento
sono stati focalizzati per fare capire che poi la scienza, come tutte le cose che ci riguardano, vanno guardate, osservate e studiate, non fatte rapidamente. Il visitatore passa, entra in questa mostra e, come si vede da questo grafico, diventa sempre più piccolo, fino a entrare nella condizione degli esseri moti, in una scala piccolissima, e quindi poter essere avvolto da questi spazi. Per fare questo abbiamo lavorato in un gruppo molto ampio e il rapporto con il design è stato un elemento fondante. Passo la parola alla professoressa Langella, che è stata una degli autori fondamentali di questo processo. Grazie Carla. Uno dei aspetti più importanti di questa mostra è stata proprio la correlazione, la collaborazione mutuale tra designer e scienziati. E questa collaborazione non ha riguardato soltanto la definizione dei contenuti, ma è avvenuta fin dall'inizio della definizione dell'impianto espositivo della mostra. Quindi fin dall'inizio designer e scienziati hanno collaborato in maniera molto intensa nel definire una serie di aspetti, quindi gli obiettivi comunicativi, gli aspetti come per esempio la gerarchia espositiva, quindi a cosa dare maggiore rilievo, maggiore importanza e cosa mettere invece sullo sfondo, cosa rappresentare attraverso il video, cosa rappresentare attraverso la grafica invece statica, cosa rappresentare attraverso la modellazione tridimensionale, digitale, e cosa invece inserire nella realtà aumentata, quindi quei contenuti più approfonditi e più ricchi che vanno poi ad ampliare tutti i contenuti descritti nella mostra. Il design quindi entra in questa mostra attraverso le sue diverse accezioni, il design grafico, il design della modellazione tridimensionale, il design dell'esperienza virtuale. Ma adesso passo la parola al professor Moracci, Marco Moracci, che vi descriverà le diverse ambientazioni. Grazie Carla, è un grande piacere, un grande onore potervi accompagnare nella descrizione di questa mostra a cui abbiamo lavorato in tanti, ma mi fa ancora più piacere ricordare a chi questa mostra è dedicata, e cioè alla nostra collega Maria Ciaramella, che ci ha lasciato prematuramente 2 anni fa e che ha dato contributi importanti allo studio degli estremofili. Quindi sapere che possiamo dedicarla a lei è un piacere grande. Comincio dall'inizio della descrizione di questa mostra, che riguarda appunto gli ambienti estremi e soprattutto gli organismi che li abitano. Gli ambienti estremi popolano l'intero pianeta, come vedete da questo planetario. Alle volte si può pensare che gli estremofili, che tra poco vi presenterò, cioè gli organismi che vivono in queste condizioni, siano degli organismi marginali. In realtà questo bellissimo pannello che ci mostra con questi puntini rossi tutte le zone dove è possibile vedere degli ambienti estremi, quindi solfatarici, oppure con sorgenti geotermali o anche freddissimi, sono in realtà diffusissimi su tutto il pianeta. Inoltre, come vedete da questi video che scorrono alle mie spalle, che avete già intravisto prima, sono ambienti fantastici, ambienti dove sarebbe praticamente impossibile per l'uomo sopravvivere a causa delle alte temperature, come ho già detto, dei pH estremi, quindi estremamente acidi, o molto basici, oppure condizioni di totale mancanza di ossigeno, oscurità, pressioni elevatissime come quelle che si possono trovare nelle profondità marine. Tutto questo per molto tempo ha fatto ritenere che soltanto la parte abitata dall'uomo e dalle specie che l'uomo cresce e coltiva fossero le zone abitabili del pianeta. In realtà dalla fine da metà degli anni 70 del secolo scorso è stato dimostrato che in queste zone invece è presente la vita, che quindi ha assunto un carattere diffusissimo sul nostro pianeta con importantissime ricadute. In questo pannello che si incontra addentrandosi nella mostra, sono state realizzate in maniera
penso, molto efficace delle figure che rappresentano gli organismi che popolano questi ambienti. Di nuovo vedete ambienti più vari, quindi mari antartici, freddissimi, ghiacci marini, profondità marine, che quindi vedono il coesistere di diverse condizioni estreme, perché in queste profondità è possibile trovare pressioni altissime e bassissime temperature. Via via, sulla superficie terrestre, troviamo invece le zone geotermali, quindi i vulcani, di cui parleremo molto dopo, che anche essi sono caratterizzati dall'avere elevate temperature, pH molto acidi o basici. Quindi tutte queste zone sono popolate da organismi diversissimi. Vedete queste rappresentazioni anche cromatiche, molto accattivanti, che mostrano questi organismi che sono stati isolati e studiati non solo in Italia ma in tutto il mondo. Questi organismi in particolare hanno le caratteristiche di aver bisogno di queste condizioni estreme per poter sopravvivere, al contrario di altri organismi che invece si possono adattare per un periodo di tempo limitato, ma non crescono in queste condizioni. Questa è la caratteristica saliente degli estremofili, e cioè il fatto che, come noi cerchiamo temperature miti, ossigeno, loro cercano acqua bollente, pH acidissimo, che potrebbe essere estremamente corrosivo. È ovvio che dalla loro prima scoperta gli estremofili hanno suscitato moltissimo interesse, proprio perché dai primi studi è stato visto che sono fatti della stessa materia di cui siamo stati fatti noi. E quindi è interessante cercare di capire quali sono i meccanismi molecolari e fisiologici che permettono a questi organismi di vivere. Questi studi sono nati in tutto il mondo. C'è una comunità vasta di scienziati che si occupa dello studio degli estremofili. Ci sono meeting dedicati, convegni, giornali, riviste scientifiche che sono dedicate allo studio degli estremofili. Quindi gli estremofili non sono marginali né come disposizione nello spazio, ma anche come argomento di studio. In particolare la nostra regione rappresenta una voce importante nello studio degli estremofili, che ormai va avanti di varie generazioni. Qui è nata una scuola che ha portato all'isolamento di alcuni organismi per la prima volta dagli ambienti solfatarici che visiteremo tra poco, e ha portato quindi a interessanti scoperte riconosciute in tutta la comunità scientifica. E quindi questa è uno degli aspetti che dà maggiore orgoglio alla comunità scientifica campana e napoletana in particolare, visto che il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'Università di Napoli, Federico II, l'Università Vanvitelli, hanno tracciato proprio gli inizi della storia degli estremofili in Italia. Quando studiamo gli estremofili, dobbiamo immaginare che stiamo parlando di organismi microscopici, cioè organismi che noi non riusciamo a vedere ad occhio nudo. E questo è il senso di questa rappresentazione che ci fa riassumere in poco più di un metro le dimensioni che hanno rispetto all'uomo fino a delle strutture molecolari. Quindi sono organismi piccolissimi, e questa mostra dà anche l'opportunità anche a chi lavora sugli estremofili di guardarli per la prima volta grazie a questi allestimenti con delle bellissime riproduzioni anche cromatiche che permettono di vedere questi organismi come sono in realtà, naturalmente amplificati di molti ordini di grandezza. Come dicevo, gli organismi estremofili sono generalmente microscopici, in particolare gli estremofili più estremi, quelli che vivono a temperature addirittura superiori a quelle del punto di ebollizione dell'acqua, perché nelle profondità marine, a causa delle alte pressioni, sono stati identificati organismi che addirittura crescono, hanno bisogno di 120 gradi. Questi organismi unicellulari hanno una storia antica che è rappresentata da questo grafico che vedete qui, che non è altro che l'albero genealogico della vita sulla Terra.
In particolare, alla fine degli anni 70, uno scienziato americano, Carl Bose, ebbe una grandissima intuizione e comprese come degli organismi che venivano classificati precedentemente come batteri in realtà appartenevano a un altro gruppo di viventi che è qui rappresentato in questa parte del grafico. E a causa di caratteristiche che li avvicinavano a delle forme primordiali, li chiamò archibatteri. Più tardi sono stati chiamati archea, perché la loro distinzione dai batteri è assolutamente netta. Perché sono importanti questi organismi? Sono importanti prima di tutto perché sono impressionanti. Noi eravamo vicini a questa forma di vita sul pianeta e non sapevamo che esistesse fino alla fine del secolo scorso, e invece sono stati identificati. Inoltre, come vedete, gli organismi che popolano il pianeta, che sono qui rappresentati con le specie più rappresentative, fanno tutti origine da un antenato comune, universale, che dall'inglese Last Universal Common Ancestor prende il nome di Luca. È interessante notare che gli organismi attuali che popolano la parte più bassa di questo albero, sia dal lato archeale che dal lato dei batteri, sono estremofili. Questa caratteristica è parsa subito peculiare e ha fatto ritenere che Luca poteva essere un estremofilo e che quindi il nostro progenitore comune fosse un organismo in particolare ipertermofilo che crescesse a temperature superiori ai 70 gradi centigradi, e questo suggerisce che la vita sulla Terra e forse anche in altri corpi celesti potrebbe essere nata ad alta temperatura. Quindi lo studio degli estremofili ci fa fare anche un viaggio nel tempo, perché ci fa vedere come può essersi originata la vita sul nostro. Ora, dove possiamo studiare questi organismi? Dove prendiamo questi organismi? Qui in Campania, sappiamo che la nostra è una regione ad alta densità sismica, che presenta molti vulcani, abbiamo appunto due zone che si trovano all'interno dei Campi Flegrei, da cui sono stati isolati per la prima volta gli organismi estremofili. Conosciamo tutti i Campi Flegrei, si tratta di una zona vulcanica molto ampia, un diametro di 15 km, contiene più di 24 vulcani, con caratteristiche molto diverse rispetto al Vesuvio, all'Etna e altri vulcani europei. Nei Campi Flegrei è possibile trovare fumarole, solfatare, nufete, e in particolare in queste solfatare che sono evidenziate qua, che tutti noi napoletani conosciamo, la solfatara di Pozzuoli e la solfatara Pisciarelli che si trova ad Agnano, sono stati isolati per la prima volta alcuni di questi archea ipertermofili che hanno costituito la base dello studio degli ipertermofili attualmente noti. Quindi questa mostra è assolutamente fondamentale, fatta in un territorio come il nostro che ha questa caratteristica che lo rende unico rispetto a tutti gli altri. Naturalmente i Campi Flegrei non sono l'unico ambiente estremo, e ora sono contento di passare la parola alla collega Maria Cristina per il seguito della descrizione. Tante grazie Marco. Molta gente ha impiegato gran parte della propria vita e della propria carriera a studiare il parco di Yellowstone. È per questo motivo che il parco ha una lunga storia di ricerca e di interesse scientifico. Infatti ospita ogni anno centinaia di ricercatori di vari enti, organizzazioni e università da ogni parte del mondo. Ma perché questo parco americano suscita tanto interesse? Tra i vari motivi è sicuramente quello più importante, perché è il primo parco nazionale del mondo, il più antico. Infatti è la legge del 1872 che decreta questo parco come parco pubblico a beneficio delle persone, e nel 1916 viene designato come area federale per salvaguardarne il paesaggio e la vita selvaggia. Yellowstone significa letteralmente pietra gialla,
questo nome deriva dalla presenza di zolfo nel terreno dovuta alle grandi attività vulcaniche presenti. Questo parco si estende per circa 9.000 km quadrati, con altipiani che possono arrivare anche a 2.400 metri sul livello del mare. L'80% della superficie è adibita a foreste, il 15% a praterie e il 5% ad acqua. Il 96% del suo territorio si trova nello stato del Wyoming, il 3% nello stato del Montana e l'1% nello stato dell'Idaho. Esiste un fiume, un omonimo fiume che lo percorre da nord a sud, che è il fiume Yellowstone. Metà delle aree geotermali del pianeta si trova in questa area, in questo parco. Infatti qui è presente un vulcano attivo che è responsabile del circa dai 1.000 ai 3.000 terremoti annui e che ha originato le più grandi caldare del pianeta, che si estendono all'incirca dai 48 ai 72 chilometri. Ma una zona molto importante e molto interessante è sicuramente la regione dei geyser, una regione dove si trovano delle aree termali multicolori, geyser, fumarole, eccetera. Qui vivono una grande varietà di microorganismi sono state contate più di 406 specie differenti di organismi termofili. La colorazione è dovuta alla proliferazione di batteri nelle acque calde e la varietà dei colori è dovuta anche alla presenza della temperatura dell'acqua e alla sua salinità. Quest'area rappresenta per gli animali del parco, soprattutto per quelli che non vanno in letargo, fonte di cibo, di acqua e permette loro di poter far fronte alla rigidità dell'inverno. Ma ci sono anche altre aree molto importanti all'interno di questo parco. C'è lo Yellowstone Lake, l'area dello Yellowstone Lake dove si trova il lago più grande dell'America settentrionale con i suoi 341 chilometri quadrati di estensione e i suoi 125 metri di profondità. Inoltre un'altra area molto importante è sicuramente l'area del Grand Canyon che si estende per circa 32 chilometri e dove si trovano delle rocce che a causa delle azioni chimiche sono colorate, nonché tantissimi sentieri che permettono di ammirare degli splendidi panorama. Un'altra parte molto importante è quella delle praterie, dove è possibile poter visitare, ammirare gli animali selvatici in libertà, animali come alci, orsi, bisonti, lupi, eccetera, ma soprattutto la grande varietà di specie di uccelli e di insetti. Questo parco è sicuramente un ecosistema con una grande biodiversità geologica e biologica e attrae ogni anno più di 4 milioni di visitatori e dal 1978 è patrimonio mondiale dell'UNESCO. Adesso passo la parola alla collega Olga. Grazie. E passiamo ad un altro ambiente estremo, l'Antartide. L'Antartide è da tutti conosciuto come il continente bianco circondato dal grande oceano meridionale. È un ambiente estremo fra buio e gelo, meraviglioso e allo stesso tempo inospitale. Sappiamo che è caratterizzato infatti da temperature al di sotto dello zero, dall'alternanza di circa 6 mesi di buio e 6 mesi di luce e dall'alternanza anche di un mare solido, quindi un mare congelato e un mare liquido. E anche dalla quasi totale assenza delle perturbazioni antropiche. Tutte queste caratteristiche quindi lo rendono un luogo privilegiato
per un'osservazione globale del pianeta, tant'è che è destinato solo alla scienza. E grazie al Programma Nazionale di Ricerca in Antartide, una grande comunità italiana è da più di 30 anni che studia in questo particolare ambiente estremo. Ovviamente gli studi vanno dalla geologia alla glaciologia, alla fisica chimica dell'atmosfera, all'oceanografia e fino alla biologia e l'ecologia marina. Un aspetto particolare è che però esiste un grande contrasto tra quello che è l'ecosistema terrestre e l'ecosistema marino per quanto riguarda la biodiversità, la diversità biologica. Infatti sembrerebbe a prima vista come un ambiente appunto arido, ostile, ma in realtà le acque sono ricche di vita. Le acque antartiche sono ricche di vita e qui vediamo proprio quella della biodiversità invisibile di cui parlavamo prima, rappresentata soprattutto dalle diatomee. Vediamo delle immagini, delle riproduzioni di questi organismi unicellulari autotrofi in grado di effettuare la fotosintesi, che sono alla base della catena alimentare. In questo caso le diatomee appunto sono costituite da uno scheletro siliceo e rappresentano come vi dicevo, la base delle catene alimentari. Oltre le diatomee abbiamo anche degli altri microscopici organismi, in questo caso vediamo la Phaeocystis antartica, è un aptoficea ed è molto interessante perché quando è in forma singola, con dimensioni di circa 2 micron, può entrare nelle catene alimentari microbiche, ma molto spesso si trova aggregata in una matrice mucillaginosa e forma delle colonie di centinaia di cellule. In questo caso non vengono predate, non vengono preferite quindi dagli erbivori e costituiscono una via di trasporto di carbonio verso il fondo. Quindi grazie a questi microscopici organismi si succedono tutte le specie marine che troviamo nei mari antartici, quindi i pinguini, balene. Bene, prima di dare la parola alla collega, io ho avuto il privilegio di effettuare 11 spedizioni in Antartide e quindi di lavorare con questi microscopici organismi che sono i primi a sentire dei cambiamenti climatici, quindi sono le sentinelle dei cambiamenti climatici che stiamo tutti osservando. Passo quindi la parola alla collega Anna Valenti dal suo laboratorio. Qui ci troviamo presso un laboratorio dell'Istituto di Bioscienze e Biorisorse del CNR di Napoli e in particolare in questo laboratorio studiamo gli organismi termofili, cioè un gruppo di organismi che appartiene agli organismi estremi in quanto richiede delle condizioni di temperatura elevate per replicarsi. Questi piccoli organismi hanno suscitato un grande interesse nella comunità scientifica, sono dei piccoli organismi che hanno dimensioni un milione di volte inferiori a quelli dell'uomo e noi abbiamo infatti degli strumenti che utilizziamo come ad esempio i microscopi per poter andare ad analizzare questi piccoli organismi. Hanno suscitato grande interesse per due aspetti fondamentali. Innanzitutto per la comprensione dei meccanismi di adattamento di questi organismi alle elevate temperature e sia perché le molecole appartenenti a questi organismi sono speciali e quindi risultano di grande interesse per la comunità scientifica. In che modo noi possiamo studiare questi organismi? Grazie anche a delle apparecchiature che ci consentono di poter far replicare, quindi di poter coltivare questi organismi nelle loro condizioni estreme, tipo le elevate temperature. Infatti noi utilizziamo degli incubatori che consentono di regolare le temperature elevate e quindi che ci consentono la coltivazione di questi organismi.
Le molecole di interesse di questi piccoli microrganismi, scendendo ancora all'interno dell'organismo e quindi andando nelle molecole biologiche, quindi ad esempio nel DNA, in che modo il DNA viene protetto alle elevate temperature? Voi sapete che il DNA è presente in tutti gli organismi e in particolare presenta una struttura tridimensionale caratteristica, cioè a doppia elica. E negli organismi termofili mantenere questa struttura è complicato in quanto le elevate temperature inducono una denaturazione del DNA e quindi la perdita della struttura. Per contrastare questo, gli organismi termofili possiedono proteine speciali che sono in grado di mantenere stabile la doppia elica del DNA. Questo è solo uno degli esempi di questi organismi particolari e delle molecole che presenti all'interno dei loro organismi. Come ad esempio un altro esempio che voglio fare, che poi trova riscontro oggi in vari campi, cioè nella diagnostica molecolare e in altri contesti importanti per l'uomo, che è quello della tecnica della reazione a catena della polimerasi, che prevede l'utilizzo di una polimerasi termofila per consentire l'amplificazione e la replicazione del DNA in milioni di copie. E perché viene utilizzata la polimerasi termofila? Le polimerasi sono presenti in tutti gli organismi, però quelle termofile resistono a temperature elevate e la reazione a catena della polimerasi prevede cicli di denaturazione e di appaiamento del DNA che vanno da temperature elevate a temperature più basse, e quindi la polimerasi termofila ci consente di copiare il DNA e di non inattivarsi a queste temperature elevate. Sapete che oggi la PCR viene utilizzata per rilevare la presenza di virus e batteri e rappresenta oggi il gold standard per la tecnica per l'analisi del Covid-19 all'interno del tampone molecolare. Questi sono soltanto dei pochi esempi che vi ho fatto e che potrete approfondire all'interno di questa mostra e che quindi vi porterà dall'uomo al DNA, quindi dall'uomo il DNA attraverso gli organismi estremi. Ciao a tutti. Allora, grazie Anna e grazie veramente a tutti, grazie alla Regione Campania che ci ha permesso di realizzare questo progetto, ai tanti ricercatori, scuole, università che ci hanno accompagnato in questa bellissima avventura. Speriamo presto di poterli accogliere qui a Città della Scienza per visitarla insieme questa mostra, e ora con tutti quelli che sono qui con noi e anche con tutti quelli che hanno partecipato a questo progetto, che è stato molto complesso e molto lungo, che non sono con noi, ma semplicemente perché le norme Covid non ci consentono di essere in contatto in questo momento. Ciao! Ciao! Ciao.